Ciao amici e bentornati sul canale. Questo video molto breve lo faccio perché voglio condividere questo interessante articolo che ho letto sul blog di Musement, dove parla delle attrazioni turistiche più amate d'Italia. Quindi non potevo che condividerlo nel mio canale, dato che parlo proprio di punti di interesse in Italia. Ma qual è l'attrazione turistica più amata in ogni regione d'Italia? Musement ha deciso di scoprirlo facendo proprio una mappa che adesso vi condivido. Praticamente questa mappa per ogni regione è indicata l'attrazione più amata. Ma come ha fatto Musement a trovare l'attrazione più amata per regione? Semplicemente ha preso 2000 attrazioni turistiche, naturalmente escludendo le piazze e le attrazioni condivise da una o più regioni, e per ogni regione ha guardato l'attrazione che aveva il maggior numero di recensioni su Google e quindi è stata considerata la più amata. E qui subito vi chiedo: qual è l'attrazione secondo voi più amata della vostra regione? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, che poi andrò a condividerlo. Come possiamo vedere, in Piemonte l'attrazione più amata è il Museo Egizio di Torino, in Lombardia il Duomo di Milano, ad esempio in Veneto a sorpresa è il Ponte di Rialto. Quindi ho intenzione di fare dei video specifici su queste attrazioni in modo da condividere un po' la loro storia e qualche dettaglio utile per un'eventuale visita. Quindi iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per essere aggiornati per i nuovi video e in più mi date una mano per far crescere il canale e condividere sempre nuovi contenuti. Musement è praticamente una piattaforma online per la vendita di biglietti per musei, tour guidati, varie attrazioni, spettacoli, che è nata appunto nel 2014 e il suo business era focalizzato solo all'Europa all'inizio, adesso si è allargato un po' nelle restanti parti del mondo. È molto simile praticamente a Get Your Guide, se l'avete utilizzato ancora. E non mi pagano assolutamente per fare questo video, però io vi lascio il link in descrizione sia del sito ufficiale ma anche del blog dove trovate l'articolo a riguardo delle attrazioni turistiche più amate d'Italia. Vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto. Mi raccomando, ricordate di iscrivervi al canale. Un gesto per voi gratuito, ma per me molto importante. Se il video vi è stato utile, lasciate un like. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!